Ormai manca poco all'uscita del quarto film di Kung Fu Panda. Le aspettative da parte del pubblico sono piuttosto alte, nonostante probabilmente questo quarto capitolo sarà di gran lunga inferiore rispetto ai primi due. Oggi argomenterò 8 curiosità riguardanti una delle saghe DreamWorks, nonché una delle saghe animate più conosciute. Prima di iniziare, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e attivate le notifiche. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico molte cose interessanti. Nome del profilo: allab_autoanimatedfilms. La scena d'apertura del primo film è un omaggio agli anime, poiché entrambi i registi sono grandi fan delle opere orientali. La sequenza è stata disegnata a mano, mentre il resto del lungometraggio, con l'ulteriore eccezione dei titoli di coda, è in CGI. La pellicola non si ispira solo alle serie animate nipponiche, ma anche a diversi film come La Tigre e il Dragone, Hiro, La Foresta dei Pugnali Volanti e Kung Fusion. Originariamente Mantide doveva essere l'antagonista secondario. Alleato di Tai Lung fin dall'inizio, anche se gli altri cicloni avrebbero dovuto scoprire la sua vera identità a tre quarti di film. Per farvi capire meglio, il suo ruolo doveva essere simile a quello di Megara in Hercules. Quando i registi Mark Osborne e John Stevenson decisero di creare la scena del combattimento sul ponte di corda, gli animatori protestarono perché la sequenza sarebbe stata troppo complessa da animare. Per i dirigenti, questa protesta fu un segnale incoraggiante, dato che significava che nulla di simile era stato fatto prima. Di conseguenza, erano ancora più determinati a crearla. Dopo l'uscita di Kung Fu Panda, DreamWorks Animation pianificò un secondo film che doveva avere come sottotitolo Pandemonium, che è stato sostituito nel 2010 con Tekaboom of Doom, prima di essere semplicemente ribattezzato Kung Fu Panda 2. Inizialmente il capolupo doveva essere un corvo, ma gli autori hanno deciso che, essendo Lord Shen un pavone, un pennuto antagonista era sufficiente. Durante la battaglia tra i cinque cicloni e i lupi nel villaggio c'è un coniglio che si mette a suonare uno strano strumento mentre viene destreggiato dagli eroi. Si tratta del Liu Qin, credo che la pronuncia sia questa. Un mandolino a quattro corde spesso utilizzato per fornire l'accompagnamento all'opera popolare cinese. Il nome di Kai inizialmente doveva essere Tian Sha, che significa feroce spirito del cielo. Il nome originale è stato utilizzato per il doppiaggio cinese del film. Oltretutto, Kai ricorda molto il principale nemico nel sogno di Po all'inizio del primo capitolo di Kung Fu Panda. Diverse scene sono state cancellate dal terzo capitolo, due in particolare. Nella prima, Po doveva portare la sua biancheria sporca a Mr. Ping per lavarla, togliersi i pantaloni ed esporre accidentalmente il suo fondoschiena ai cinque cicloni. Il motivo per il quale hanno tagliato la clip direi che è piuttosto ovvio. Nella seconda scena, Mr. Ping doveva riportare i panni di Po nella sua baracca al palazzo di Giada ed esprimere il suo disappunto per il fatto che Li Shan sia stato incluso come una delle figure paterne di Po dopo essere stato nella sua vita solo per pochi mesi. Dopodiché abbiamo anche una versione estesa dello scontro tra Po e Kai. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro film preferito della saga di Kung Fu Panda e se andrete a vedere il quarto capitolo. Ci vediamo presto con un nuovo video!